Pensione e previdenza, l'Istat ha stimato l'aumento dell'aspettativa di vita degli italiani a 82,8 anni. L'età pensionabile dal 2019 salirà dunque a 67 anni, 5 mesi in più rispetto agli attuali 66 anni e 7 mesi, per effetto della normativa di legge introdotta nel 2009 che lega proprio all'aspettativa di vita l'età in cui diventa possibile andare in pensione. Il fronte sindacale è compatto contro l'adeguamento automatico dell'età di pensionamento. Le confederazioni CGIL, CISL e UIL hanno sollecitato un incontro con il governo. Perché, si legge in una nota unitaria, non tutti i lavoratori sono uguali e l'adeguamento automatico comporta conseguenze preoccupanti in un mercato del lavoro caratterizzato da una elevata disoccupazione e in cui sono ancora evidenti le ferite causate dall'aumento repentino dei requisiti pensionistici dovuto alla legge Montifornero, che ha creato il drammatico fenomeno degli esodati. Hanno affondato le tre sigle. Per il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, sarà necessario anche definire un sistema che individui le categorie di lavori usuranti per i quali l'aspettativa di vita è molto più bassa rispetto ad altre professioni e che preveda una pensione di garanzia per colmare i buchi previdenziali dei giovani in nome del principio della solidarietà tra le generazioni. Ilva è aggiornato al 31 ottobre il tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico tra i sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL e la cordata di ArcelorMittal, gruppo Marcegaglia, Intesa San Paolo, aggiudicataria del gruppo siderurgico. Nelle scorse settimane lo stop e l'invito del ministro Carlo Calenda a rivedere la posizione di AMB Invesco Italy sui 4.000 esuberi e sulle annunciate intenzioni di procedere a 10.000 riassunzioni senza tener conto di inquadramento e anzianità di servizio e delle previsioni della contrattazione integrativa aziendale. Il gruppo, controllato all'85% da ArcelorMittal, ha comunicato la disponibilità alla ripresa del confronto, finalizzato ad affrontare, si legge in una nota societaria, i temi essenziali della negoziazione con le rappresentanze sindacali, quali i livelli occupazionali, le garanzie normative e i livelli retributivi, che tenga conto della sostenibilità economica e finanziaria del piano industriale. Una vertenza complessa che vede coinvolti anche gli oltre 7.600 addetti dell'indotto dei servizi di pulizia civile industriale e della ristorazione, ma anche carpentieri, autisti, manutentori ed elettricisti, dipendenti di circa 346 aziende, per i quali i sindacati di categoria CGIL, CISL e UIL, in una nota trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione Puglia e al Comune di Taranto, hanno sollecitato un diretto coinvolgimento al tavolo governativo al MISE. Le sigle in una nota unitaria auspicano che in uno Stato democratico i più deboli, senza tutele, non siano lasciati al loro destino e abbandonati alle logiche del mercato, dei cambi di appalto e delle assegnazioni al massimo ribasso, che nella migliore delle ipotesi potrebbero portare a riduzioni orarie e reddituali e alla fuoriuscita dal mercato del lavoro. Vigilanza privata e servizi fiduciari, prosegue a rilento il negoziato per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro scaduto nel 2015, applicato ai 70.000 addetti del comparto dei servizi. La Fisascat stigmatizza l'impossibilità di giungere al rinnovo in tempi brevi, anche considerata la mancata valutazione da parte delle associazioni imprenditoriali di settore degli articolati contrattuali presentati dai sindacati in tema di sfera applicativa, cambio di appalto, classificazione del personale e sistema settoriale delle relazioni sindacali. È urgente condurre le trattative verso la definizione di un sistema regolatorio di matrice contrattuale aderente alle condizioni concrete del mercato e che dia risposte certe ai lavoratori in termini normativi e salariali, ha dichiarato il segretario nazionale della categoria Vincenzo Dell'Orefice. L'unica risposta alla insopportabile dilatazione dei tempi negoziali, ha concluso il sindacalista, sarà la mobilitazione generale della categoria. Securpol Group è proseguito al Ministero dello Sviluppo Economico il tavolo tra i sindacati di categoria Filcams, Fisascat, Wiltux e i commissari giudiziali dell'Istituto di Vigilanza Privata al centro di diverse indagini giudiziarie in difficoltà economico-finanziaria. Il competente Tribunale di Civitavecchia ha autorizzato lo sblocco di parte delle risorse confluite nel Fondo Unico Giustizia da destinare al pagamento delle spettanze correnti e degli oneri connessi all'operatività gestionale dell'Istituto di Vigilanza. I commissari giudiziali, ha precisato il segretario nazionale Dell'Orefice, procederanno al pagamento delle retribuzioni dal 23 agosto, data della nomina. I lavoratori, dunque, per avere soddisfazione dei crediti riferiti alle retribuzioni dal mese di maggio, dovranno insinuarsi nel passivo, ha concluso il sindacalista.
Elior e Gemeaz Ristorazione, i sindacati di categoria CGIL e CISL e UIL hanno incontrato le direzioni delle società di ristorazione che operano in Italia in regime di appalto con 300 cantieri e circa 2.000 addetti. Le direzioni societarie hanno comunicato il riallineamento delle competenze variabili in busta paga. Le sigle sindacali nei precedenti incontri avevano stigmatizzato i frequenti errori nell'elaborazione delle paghe e l'errata applicazione degli istituti contrattuali riferiti a ferie, permessi roll, maggiorazioni ore supplementari o straordinarie, oltre alla mancata risoluzione delle criticità emerse a livello locale. L'attenzione dei sindacati è alta anche sugli effetti del progetto organizzativo annunciato dalle direzioni societarie, finalizzato al riequilibrio della distribuzione della forza lavoro sui siti produttivi e all'abbassamento del costo del lavoro riferito al lavoro straordinario e supplementare, progetto che determinerà inevitabilmente la mobilità e il trasferimento dei lavoratori per sopperire alle esigenze di organico. Una commissione tecnica convocata per il 9 novembre si occuperà degli aspetti organizzativi del nuovo modello societario. Il confronto con la multinazionale proseguirà il 6 dicembre. Profumerie Limoni La Gardenia si sono concluse con gli accordi sul ricorso ai contratti di solidarietà e sulla mobilità volontaria incentivata, le procedure di mobilità avviate per 152 dipendenti. Le intese siglate a pochi mesi dal completamento del processo di incorporazione societaria nella controllata italiana del gruppo tedesco Douglas contemplano la riduzione oraria fino ad un massimo del 40% per 7 mesi dal 1 novembre 2017 al 27 maggio 2018 per 860 addetti di 181 punti vendita. Ai lavoratori che su base volontaria aderiranno alla mobilità sarà riconosciuto un importo di 10.000 euro lordi, oltre all'indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento di fine rapporto. Positivo il commento della Fisascat, l'intesa ha consentito di scongiurare licenziamenti in una fase di restyling societario che auspichiamo possa consentire il riposizionamento nel mercato di riferimento, anche grazie alla nuova annunciata business strategy e buona occupazione in un modello commerciale che apre ai servizi alla clientela, ha dichiarato la funzionaria della Fisascat Elena Maria Vanelli. Renault Retail Group, potenziato il welfare aziendale per i 500 dipendenti di Renault Retail Italia e della finanziaria del gruppo francese dell'automotive Soticam Italia S.p.A. I sindacati di categoria Filcams CGL, Fisascat CISL e Wiltux hanno siglato con le due direzioni societarie l'intesa sull'implementazione e sullo sviluppo del welfare contrattuale esistente. In virtù dell'accordo, il premio di produttività previsto dalla contrattazione integrativa di settore potrà essere convertito tutto o in parte in un credito welfare accreditato su un conto individuale finalizzato all'acquisto di beni e servizi. Soddisfazione in casa Fisascat, il confronto negoziale ha consentito di implementare il paniere di beni e servizi offerti a conferma di una contrattazione integrativa di settore al passo con i tempi e capace di intercettare i bisogni dei lavoratori, ha dichiarato il segretario nazionale della categoria cislina Mirko Ceotto. QAS, l'esperienza contrattuale a gestione diretta di QAS è il tema del convegno promosso a Roma dalla Cassa di Assistenza Sanitaria dei Quadri del Terziario e del Turismo. Nel 2016 la Cassa ha gestito oltre 100.000 nuove pratiche di rimborso, l'1,6% in più rispetto all'anno precedente. Prestazioni integrative destinate a crescere, anche considerata la progressiva riduzione delle prestazioni pubbliche e l'incremento della spesa out of pocket a carico dei cittadini. L'importanza dei fondi negoziali, il leitmotiv della tavola rotonda promossa nel corso dell'evento, alla quale per la Fisascat ha preso parte Rosetta Raso. La vera sfida della contrattazione delle parti sociali, ha dichiarato la sindacalista a margine della kermesse, sarà quella di destinare parte delle risorse per il long-term care. In una società che invecchia è necessario garantire l'accesso alle cure dalle prestazioni, ha concluso. Uniglobal P&M si è svolta negli Stati Uniti d'America a Filadelfia la conferenza degli ingegneri organizzata dal Sindacato Internazionale dei Quadri e delle Alte Professionalità. Le prospettive di sviluppo dei processi formativi e delle competenze nel settore dell'ingegneria, lo sviluppo di consoni sistemi di rappresentanza sindacale, l'interazione tra intelligenza artificiale e proprietà intellettuale sono stati temi dibattuti nel corso della kermesse. La conferenza ha definito il programma del Sindacato Internazionale nelle attività di rappresentanza e sindacalizzazione da implementare in vista del prossimo congresso mondiale di Uniglobal in calendario a giugno 2018 in Inghilterra a Liverpool. Presente all'assise una delegazione FIST CISL con il segretario generale della federazione Pierangelo Raineri e il funzionario sindacale Dario Campeotto.
Unimetro Global Union Alliance si è svolta in Croazia a Zagabria, la riunione promossa dal Sindacato Internazionale del Terziario sull'Allianz Metro, la multinazionale della grande distribuzione organizzata, presente in 26 paesi nel mondo, con oltre 750 store e più di 150.000 dipendenti. La SISA ha affrontato lo stato della contrattazione transnazionale e della contrattazione integrativa e del dialogo sociale nei diversi paesi ed ha analizzato le criticità della situazione occupazionale in Russia, India e Pakistan, dove sono a rischio migliaia di posti di lavoro. All'assise ha preso parte anche una delegazione FIST-CISL con il segretario nazionale della FISASCA Tamir Coceotto, che ha illustrato lo stato avanzato della contrattazione integrativa di metro in Italia, applicata ai circa 4.500 addetti alle dipendenze dei 45 store italiani. In Lombardia, a Lecco, i sindacati di categoria Filcams, Fisasca, Tawil Tux e le rappresentanze sindacali unitarie hanno siglato con Legacoop Lombardia il rinnovo del contratto integrativo aziendale per i 250 addetti, prevalentemente donne, della Coop Ma, l'azienda fornitrice di servizi di igiene e pulizia in regime di appalto presso gli ospedali di Lecco, Merate e Bellano. Rafforzamento delle relazioni sindacali, premio di risultato, conciliazione vita-lavoro, trattamento malattia, mercato e orario di lavoro e punti qualificanti dell'intesa, le rappresentanze sindacali in una nota congiunta hanno espresso soddisfazione per il risultato, sia per i contenuti che riconoscono dignità e salario, sia per il difficile contesto contrattuale nel quale si inserisce questo rinnovo. L'auspicio, concludono, è che questo importante risultato sia d'impulso anche per il rinnovo del contratto nazionale. In Veneto, fronte sindacale compatto contro la Serenissima Ristorazione, colosso dei pasti ospedalieri che conta circa 7.000 dipendenti in Italia, il 70% in Veneto. Filcams, Fisasca, Tawil Tux stigmatizzano la flessibilità imposta per non pagare gli straordinari, gli errori continui nell'elaborazione delle paghe, il sottoinquadramento, l'utilizzo unilaterale di ferie e permessi e il lavoro a ciclo continuo con prestazioni notturne non concordate. Per il segretario generale della Fisasca Veneto, Maurizio Arizzo, si tratta di dumping contrattuale, anche considerati gli accordi siglati da Serenissima Ristorazione con i sindacati autonomi, che riducono drasticamente diritti e tutele in tema di orario e flessibilità, che viene fatta sottoscrivere ad personam mediante il ricatto. Il 30 ottobre la vertenza approderà in tribunale sulla scorta della denuncia presentata per comportamento antisindacale. Un dossier elaborato dai sindacati sarà presentato in regione in vista dell'apertura delle buste per l'assegnazione del mega appalto della ristorazione nella sanità veneta. In Emilia-Romagna, a Reggio Emilia, fronte sindacale compatto contro la disdetta unilaterale del contratto integrativo aziendale applicato agli addetti delle cooperative sociali, annunciata da Legacoop e Confcooperative nella impossibilità di pagare ai lavoratori il premio annuale di produttività previsto dall'intesa. I sindacati di categoria FPCGL, Fisascat CISL, CISL FP e UIL FPL hanno stigmatizzato la mancata comunicazione in ordine alle difficoltà sull'erogazione del salario variabile, un valore aggiunto a difesa del territorio ed una garanzia di alti standard qualitativi dei servizi erogati, strettamente legato all'andamento positivo del settore, hanno precisato in una nota congiunta. Le sigle che hanno sollecitato la revoca della disdetta dell'integrativo in attesa del rinnovo del contratto nazionale di lavoro hanno promosso diversi presidi davanti le sedi di Legacoop e Confcooperative. In Sicilia la Fisascat regionale ha scritto una lettera ai candidati alla presidenza della regione per evidenziare le gravi difficoltà degli oltre 20.000 addetti precari stagionali del turismo e dell'indotto commerciale dei servizi, che al termine della stagione estiva si ritroveranno senza lavoro e con il sussidio di disoccupazione NASPI drasticamente ridotto in virtù dell'evoluzione normativa. Al nuovo governatore chiediamo di intervenire immediatamente con politiche attive di sviluppo per allungare la stagione e destagionalizzare il flusso turistico siciliano, hanno sollecitato nella nota Mimma Calabria Labro e Pancrazio Di Leo della segreteria generale Fisascat. Un messaggio rivolto anche al governo nazionale per trovare una soluzione che eviti il rischio di un dramma sociale per tanti lavoratori e tante famiglie siciliane. A Palermo la Fisascat ha stigmatizzato i 37 licenziamenti annunciati dalla società GECO in vista della chiusura del centro commerciale Grande Migliore il 31 dicembre 2017. Il nostro auspicio era un piano di rilancio che coinvolgesse il Grande Migliore, ha dichiarato il segretario generale della Fisascat Sicilia, Mimma Calabro. Sino all'ultimo tenteremo di salvare i posti di lavoro, ha concluso la sindacalista, che nel frattempo ha chiesto di continuare la trattativa con l'ufficio provinciale del lavoro. Per gli approfondimenti consultare la pagina web www.fisascat.it, i canali social YouTube, Twitter e Facebook e il TGR Lab. Il TG Lab vi dà appuntamento alla prossima settimana.
Sei un lavoratore stagionale del turismo? Se hai perso il lavoro o sei nello stato di disoccupazione involontaria e puoi far valere negli ultimi 4 anni almeno 13 settimane di contribuzione e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, hai diritto alla NASPI, la nuova assicurazione sociale per l'impiego in vigore dal 1 maggio 2015. Il termine per la presentazione è di 68 giorni dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro o del periodo di maternità o di malattia e infortunio, qualora questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato. La Fisascat CISL ti aspetta in tutta Italia per aiutarti a compilare e presentare in modo veloce e semplice la tua domanda di disoccupazione. All'indirizzo www.fisascat.it troverai tutti i riferimenti per metterti in contatto con le oltre 120 sedi territoriali, regionali e interregionali alle quali potrai rivolgerti per chiedere informazioni e per ogni pratica relativa al tuo rapporto di lavoro nel commercio, turismo e servizi.